Confesercenti, da voce alle imprese. Spaccio di eroina a due passi dal Duomo. Stava spacciando eroina a due passi dal Duomo di Rovigo, nella zona della vecchia questura. I poliziotti della squadra mobile della questura di Rovigo hanno arrestato un nigeriano di 31 anni, senza tetto. All'arrivo della polizia ha ingoiato le dosi di stupefacente che sono comunque state recuperate. Il giudice lo rimette in libertà con obbligo di firma. Zaia in visita a Scardovari. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha raggiunto in mattinata la sacca di Scardovari, che ha pagato un tributo altissimo al maltempo con una cinquantina di cavane che sono state devastate dalla mareggiata avvenuta tra lo scorso 12 e 13 novembre. Anche il governatore è rimasto colpito dal grande coraggio e dalla tenacia degli scardovaranti. La Presidente del Senato nella sua Rovigo è arrivata perfettamente in orario, non scontato per personalità di questo livello. Ha inaugurato l'Università di Giurisprudenza in centro, ha fatto un grande in bocca al lupo ai ragazzi e poi un breve giro nella sua città, a Rovigo, alla ricerca di scorci e ricordi della sua giovinezza. Maria Elisabetta Alberta Casellati ha colpito tutti per gentilezza e disponibilità e ha fatto il pieno di applausi. Orrore ad Albarella, recuperato un corpo senza vita avvistato nel pomeriggio di domenica in mare vicino alla spiaggia di Albarella. Dopo il primo intervento dei vigili del fuoco, la vicenda è stata presa in mano dalla Capitaneria di Porto di Chioggia. Pratiche di identificazione in corso, non dovrebbe trattarsi della 43enne marocchina scomparsa da Stanghella. Crolli dal campanile, domenica con allarme a Lendinara, dove si sono verificati crolli di parti in porfido dalla sommità del campanile della chiesa di Santa Sofia. Chiusa la strada che corre tra campanile e Duomo. Dopo il primo sopralluogo dei vigili del fuoco e dell'amministrazione, il comune incarica un ingegnere di monitorare la facciata e capire come procedere. Allarme cambiamento climatico, un importante incontro a Pila nel comune di Porto Tolle per parlare del futuro del Basso Polesine in relazione al cambiamento climatico in atto. Le prospettive non appaiono troppo incoraggianti. Il riscaldamento può provocare grossi problemi alla molluschicoltura, mentre nell'arco di un secolo il livello del mare potrebbe salire di 140 cm. La Fattoria compie gli anni, 21esimo compleanno del centro commerciale La Fattoria, festeggiato in grande stile sabato 16 novembre, quando sono arrivate tante personalità. In particolare l'attore e cabarettista Massimo Boldi assieme all'influencer Taylor Mega. E alla fine una gigantesca torta bastata per tutte le persone arrivate ed erano tantissime. La festa del ringraziamento, una festa del ringraziamento per gli agricoltori e per Coldiretti, con un pensiero particolare per il delta flagellato dal maltempo. Parole di solidarietà e di vicinanza per gli imprenditori colpiti dalla mareggiata, nelle varie celebrazioni che si sono tenute tra Adria, Portoviro e numerose altre località. Il gigante è tornato. Dopo il ritorno lampo in Sudafrica per un lutto familiare, è rientrato a disposizione dei bersaglieri Lubabalo Mpianda, sudafricano seconda linea. Con lui presentato anche un altro nuovo acquisto dei rossoblù, l'argentino Miguel Leiger, pilone sinistro ma in grado di svolgere anche il ruolo di pilone destro.